Siamo a pochi metri dal fiume Secchia, da quella parte il Passo Radici. Oggi andremo a visitare l'Appennino reggiano per scoprire la tradizione pastaiola di queste splendide terre. Siamo insieme ad Andrea, titolare del ristorante Il Divino a Baiso, e a Lele, che è lo chef. Vi parliamo di alcuni grandi prodotti della tradizione di queste zone, in particolare i tortelli freschi di ricotta e spinaci. Qui noi abbiamo della sfoglia e del ripieno per fare questi bellissimi tortelli che Lele ci passa, che sono enormi, bellissimi e uno diverso dall'altro perché sono proprio fatti a mano. In casa. La base è la nostra pasta. La nostra pasta viene fatta tassativamente con della farina e delle uova locali, la farina che proviene da Monchio, le uova delle nostre galline qua della zona, del territorio, e viene fatta questa sfoglia. La caratteristica è la pasta gialla, certo, che ridà anche al tortello. Poi il ripieno, si trovano le erbe, un misto tra bietole e spinaci e la ricotta fresca. La ricotta fresca viene dal caseificio di Casola. Questo composito viene poi alla fine piegato a mano, tassativo, certo, a mano, e generato il nostro tortello. Il segreto ancora una volta sono le materie prime. Infatti non solo i ristoranti, ma anche i pastifici della zona acquistano la ricotta artigianale nei caseifici dell'Appennino, dove grazie al latte fresco di montagna diventa straordinaria. Qual è la differenza fra una ricotta prodotta a livello industriale e una invece fatta da voi qui in montagna con le vostre mani? Come tutte le cose fatte artigianalmente richiede più tempo, ne esce meno come quantità, però con qualità superiore. E per i tortelli la ricotta è l'ingrediente fondamentale. Anche tutte le signore che della zona, avendo provato varie ricotte, vengono a prenderla qua perché riescono i tortelli migliori. Ma la pasta dell'Appennino reggiano ha un altro segreto che impreziosisce la sua grande tradizione. E sono proprio due esperti pastai di Baiso, i fratelli Piccinini, a farmelo scoprire. Dai! C'è anche stavolta! C'è Vexegro! E' qua! Mamma mia, sei bello! Insieme a Stefano e Matteo siamo venuti qui nei boschi intorno a Baiso, che sono fra i migliori luoghi in assoluto qui sull'Appennino reggiano, per trovare tartufi bianchi, guardate che bello. Voi li mangiate soprattutto con la pasta tradizionale? Esatto, in particolar modo con i tagliolini. Noi facciamo i tagliolini, li tiriamo in padella con un po' di burro, una bella tagliata sopra di tartufo bianco, perché noi nero non ci andiamo mica, e un po' di parmigiano reggiano, e sono una cannonata. Ascolto il saggio consiglio di Stefano e torno al ristorante, carico di tartufi e con la voglia di toccare con mano queste tradizioni. Allora, il cuoco sta preparando una sfoglia. In base al taglio della sfoglia si possono ricavare o la tagliatella o il tagliolino. La differenza è che la tagliatella rimane leggermente più grande, mentre il tagliolino diventa più sottile, cioè più delicato, e quindi si sposa molto di più solo con una base di burro, per questo viene servito col tartufo. Ed ecco qui i miei tagliolini fatti in casa nel mio bellissimo nido. Come sono andato? Per essere la prima volta, più che sufficiente. Anzi, adesso facciamo così, quelli che hai fatto te, dopo li cuciniamo e te li faccio servire in tavola così te li assaggi. E se sono buoni mi assumi. Va bene, affare fatto. Aggiudicato allora, aiuto cuoco di Lele. Ne riparleremo, buon appetito.